Ma io mi attendo una grandissima partecipazione della gente, mi attendo davvero la rincorsa intanto per l'Italia come un trampolino verso il futuro e poi gli occhi del mondo su di noi e quindi mi attendo tante cose belle. Saremo centro e culla della cultura e dell'ambiente e nel mondo e quindi spero che significhi una rivalsa verso chi negli ultimi tempi pensa che l'Italia stia andando verso il declino e invece dire un po' con uno scatto d'orgoglio siamo ancora forti, siamo ancora bravi come i nostri padri, i nostri nonni e ecco cosa sappiamo fare. Ma mi piacerebbe che si continuasse a sostenere questi temi e che si parlasse di Expo 2015, i miei nipoti, i nipoti dei nipoti, come il momento in cui il mondo ha preso coscienza che c'è tanta gente che ha bisogno non di beni, diciamo, di consumo, di chissà quale lusso, ma che aveva bisogno di mangiare e di nutrirsi e pensare ad allora, ma ti rendi conto quando non c'era quello? Ecco, come se questa fosse la soglia da cui le cose poi sono cambiate. Ma guarda, io se proprio devo scegliere e sono da solo, mi faccio pane, olio e sale, un pezzo di parmigiano e di meglio non trovo. Forse insieme al parmigiano ci metto un pochino di miele e per me questo è il massimo.